Capitolo 4. Ritorno al presente. Ciao ragazzi e bentornati alla settima parte del Professor Layton e il futuro perduto. In questa parte qua ragazzi si tornerà al presente come da titolo. Ok, quindi allora adesso direi di andare scusami un attimo. No, non c'è niente, va bene. Allora, di qua non si va, assolutamente. Ok, di qua. Allora, vediamo un po'. Monete aiuto, ce ne sono qua? Beh. Non mi pare, eh? Vabbè. Chi se ne frega allora? Ok. Allora, questo faro in mezzo al Tamigi, che ci fa? Ma chi lo sa? A certi potrebbe dare fastidio, vero? Già. Però noi che ci possiamo fare, ragazzuoli miei? Fino adesso nessuno ne ha mai parlato, boh. Né detto niente, né nient'altro, boh. Allora, cattura il pappagallo. Eccolo qua il pappagallo. Ok. Intanto il Luke del futuro si è dimenticato, a quanto pare, le buone maniere, perché non si può lasciare, insomma, un gentiluomo in balia dei suoi problemi, dei suoi enigmi. Allora, vediamo un po'. Il rubino è finito in fondo alla borsa e non riesco a prenderlo. Non ci sta aiutando ad aiutarla, professore. Signore, scusa. Sì, è vero, vabbè. Dettagli. Allora, chiaramente adesso bisognerà un po' ingegnarsi con lo spazio. Tipo così. Cerchiamo, boh, di inventarci qualcosa. Non so. Solo che adesso, aspettate, no, era meglio prima. Ricominciamo, va? Allora, in sostanza, ok, no, madonna, oh. Difficilino, eh. Forse così, Poi così. Poi ti sposto a te così. Ok, forse ci sono. No, buona. Ok, ok, ok. Scherzavo, scherzavo. Ecco la mia soluzione. Perfetto. Sembra che avessi ragione. Già. Luke futuro. Ok, e adesso? Provo a farci amicizia. Ok, quindi avrò un pennuto quindi come amico. Ok. E quindi? Soluzione? Risultato? Come chiamarlo? Allora, io un'idea ce l'avrei. Proviene dal mondo di Aladdin, dal film, insomma, di Aladdin. Quindi lo chiamerò come quello di Jafar, che dopo, diciamo, lo tradisce e diventa buono.
e si schiera da parte di Aladdin, mi sembra. Iago, senza ilunga, mi sembra, con la I. Vabbè, scusate se lo scoppiazzo dal film di Aladdin, però non sapevo che cazzo inventare, quindi per fare in fretta, ragazzi, insomma. Ok, va bene. Allora, siccome però può darci una mano nei nostri, diciamo, nel nostro ricercare le monete aiuto, direi che forse, ragazzi, potrei anche usare un attimino il pappagallo, addestrarlo un attimino a dovere. Dai. Ok, fattorino. Ok. Nel gioco dove bisogna, esatto, usare dei trespoli per fare in modo che non caschi giù il pappagallo e che possa tipo saltellare di piattaforma in piattaforma. Come sempre c'è un tempo limite. Io, ragazzi, ve lo voglio far vedere un attimino brevemente, perché insomma i minigames non l'ho mai fatti. Ce li ho fatti off camera di solito, però poi mi sono detto, dai, però non è giusto, potrebbero essere abbastanza utili, insomma. Quindi proverò. Benissimo, ok. Ok, va bene. Riproverei un altro livello, magari. Sì, ragazzi, è giusto per facilitarci, insomma, nel ricercare le monete aiuto. Perché stavolta, ragazzi, io non ho intenzione di, diciamo, fermarmi ogni cristo di volta solo per delle monete. E quindi, con un po' di pazienza, dovremmo riuscire. Ok, benissimo. Mi sembra ce ne sia un'altra, poi basta, mi sembra. E anche se non fosse così, ne faccio tre e basta. Giusto per qualche minuto, boh, per farvi capire come funge la cosa. Penso che così vada bene, tipo. Ok. Sì. Bene, penso sia abbastanza, ragazzi. Quindi, sì, insomma, stavolta non ho voluto ignorarlo, perché insomma non mi pare giusto. Questo qua potrebbe anche rifiutarsi di essere nostro amico in un futuro lontano o prossimo. Qui monetine. Oh, non mi dice niente il nostro pappagallo, quindi io lo prendo come un non c'è niente. Poi è. Allora, vediamo un po' questa cosa qua. Che cos'è questa roba qua? La lancia spezzata. Oddio. Vediamo un po'. Nella foto ci sono quattro cavalieri, ognuno con una lancia. Una di queste era spezzata ed è stata riparata con dello spago appena prima che la foto venisse scattata. A quale cavaliere appartiene la lancia in questione? In origine tutte le lance erano ovviamente dritte. Vediamolo un po'. Forse la lancia numero... Cazzarola, sapete che non lo so?
Però la posa del cavaliere numero... Questo qua sembra avere una posa sospetta. Forse la cosa è collegata, boh. Proviamo così. Niente. Non so cosa dire. Niente, sei umano, Luke. Non devi dire niente, oh. Vabbè. E allora sarà... non lo so. Mi faccio aiutare, boh. Vediamo l'estremità, eh. Forse la C allora, boh. Per la C. Oh, che sollievo. Però io ho fatto a casaccio, eh. Ah, ok. La diagonale dovevo vedere, non... Ah, vabbè. E allora... No, non bravo, professore. Sono stato sculato. Nient'altro. Vabbè, oh. Risolti 28. Ok. Se proprio magari... Anzi, vediamo se là... Niente, oh. Vabbè. Torniamo dall'orologiaio, allora adesso. Vediamo un po'. Metà del tempo? Sei sicuro? Vabbè. Ok. Mi fermerei giusto qualche minuto a vedere se ci sono... Eh sì, ce ne sono, vedi. Monete aiuto, dicevo. Ok, tutte e tre prese qui. Parlo questo tipo. Vediamo un po'. Se magari, chissà. Magari è facile il suo enigma. Dov'è il cappotto? Allora, vediamo un po', eh. Allora, questi quattro bambini erano al parco quando all'improvviso sono accorti di dover tornare a casa. Nella fretta hanno confuso i cappotti. Ah. Ho dimenticato il cappotto del parco. B. E su questo cappotto c'è il nome di A. C. Oh no, io non avevo portato con me il cappotto, ma ora ne indosso uno di qualcun altro. D. Questo cappotto non è mio. Allora, chi indossa il cappotto di D? Mi sa che è C. Forse, eh. Come sempre, casuale. Proviamo così. Ah, che sollievo. Eh sì. Vabbè. Ok. Un altro adesivo. Vediamo un po' qua. Porta sprangata. Chissà come mai. Ok, vediamo un po' qua. La chiave numerica. Va bene. Che dice? Per aprire la porta posiziona 4 tasselli numerati negli spazi vuoti in modo tale che tutte le condizioni stabilite dell'operazione siano soddisfatte. Una volta posizionato un tassello in uno spazio vuoto, il numero corrispondente sarà valido per l'operazione superiore e inferiore. Allora, forse ce l'ho. Cioè, devo fare in modo che il risultato sia uguale per la moltiplicazione e la...
mi pare, come si dice, comunque sia. Allora, io forse ho un'idea, ragazzi. Una può essere questa, cioè 2 per 4 uguale 1 più 7. Magari può essere questo, non so. Ecco la mia soluzione. Come può essere? È una combinazione di numeri semplici. Ah, davvero? Ma davvero? Allora, se non è così, perché io pensavo fosse il risultato magari 8, può essere che sia, non so. Magari così, eh? Penso io, eh? Credo di aver trovato la risposta. Ok. Perfetto. Mica tanto, ci ho perso qualche piccarato. Ma vabbè, almeno non ho perso troppe volte, quindi non troppi piccarati, va? Allora, adesso spingiamo. E qui c'è una persona svenuta, mi sa. Ok, benissimo. Allora adesso... Ah, ti ho svegliato, eh? Scusa. Non sapevo che lei fosse là. Che ci faceva addormentato proprio là dentro? Poi... Chi lo sa? Allora, qua ci sono degli enigmi forse che ho tralasciato. Attento, professore, lì c'è un'ape. Calmati, Luke. Sono sicuro che non ci farà niente se non la disturbiamo. Se lo dice lei. Sai, non ho mai visto un'ape come questa. Puoi provare a parlarle? Posso provarci. Guarda che cappello elegante indossa quel tipo. Saprà riconoscere un'ape di classe. Wow, non avevo mai incontrato un'ape come te. Non è quello che ho appena detto? Beh, è vero, non sono un'ape come le altre, anche se lo nascondo. Sì, però lo nasconderesti ancora meglio se non parlassi. Certo, certo, saputello. Senti, ho una cosa da dirti. Hai presente quegli enigmi che non riesci a risolvere? Beh, finiscono qui da me. Sai, io sono una di quelle api con una personalità magnetica. Aspetta, stai dicendo che tu e nonna Enigmina fate lo stesso lavoro? Nonna chi? Non conosco nessuna nonna. Comunque io mi chiamo Ape Enigma. Adesso ti dirò come puoi risolvere quegli enigmi, quindi stai attento. Sono tutto orecchi. Tocca quel fiore laggiù per vedere un elenco dei miei enigmi. È facilissimo. Quindi, se ti viene voglia di risolvere qualche enigma che ti sei perso, vieni a trovarmi. Tutto chiaro? La gente dice che mi perdo in ronzi inutili. Hai capito? Ronzi. Sì, l'ho capito, ma era triste. Ho capito alla perfezione. Bene, allora divertiti con quegli enigmi. E se hai bisogno di me, mi trovi qui. Ok. Sto solo dicendo di non rimandare un enigma a domani se potete risolverlo oggi. A few moments later. Vabbè. Dai, torniamo dall'orologiaio. Ok.
Ok, andiamo dentro adesso. E invece c'è qualcuno, Luke. Taci la prossima volta. Onde evitare figuracce. Ok. Allora. Quartz. Dov'è Quartz? Allora. Dai, andiamo da loro. Eccolo qua. Dici qualcosa, dici di più sulla distorsione temporale. Dai, per piacere, signore. Allora, vediamo un po'. Cosa vedi dietro di me? Un antico ed enorme orologio. Oddio, ha più di 100 anni. Flashback time. Ok, quindi capiamo un po' da questo, diciamo, flashback che la famiglia era interessata a questo orologio che distorce il tempo. Quindi, poi che è successo? Ah, no, niente, vabbè. La famiglia ha finanziato la costruzione di una macchina del tempo. Ok. Volevano usarla per creare una distorsione temporale o qualcosa del genere. Ok. Capisco. Questo mistero si infittisce di episodio in episodio. Ok. Quindi Quartz, potresti farci viaggiare? Ok. Già. Ho potuto vedere dal flashback. Ok, ed è grazie a questo orologio che è arrivata la lettera a noi. Bene. Mi fa piacere saperlo allora. Ok. Certo, 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 tranquillo. Torneremo quando prima possibile, ok? Luke futuro? Ok? D'accordo così? Benissimo. Ok, ho 30 enigmi risolti, quindi adesso, per piacere, puoi andare ad attivarlo? Ok, benissimo, tu resta lì. Ok, e noi invece andiamo. Oddio, il mar di mare. Il mal di mare, vabbè. Cioè, ma se non c'è neanche acqua, vabbè. Oh. Ok, lasciamo il negozio. Perfetto. E ora? Andiamo a trovare l'ispettore, ok. Ok, allora prima dall'ufficio. Va bene. D'accordo allora.
Allora, università, eccola qua. Ci andiamo. E ora vabbè, piccolo riepilogo. Ok, fermiamo la macchina del tempo. Esatto, era questo la nostra, il nostro scopo finale. Però a Chinatown non ci siamo mai arrivati. Ok. Allora, benissimo. Allora adesso siamo arrivati all'università. Però adesso ragazzi mi sa che ci sarà il quinto capitolo, quindi io fermo qua la registrazione. Se la parte vi è piaciuta mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al canale e noi ci si becca domani con l'ottava parte. Ciao ragazzi dal vostro Giuli92. Statemi bene.